Adesso abbiamo con noi Andrea Gamberini dell'HR Department di Ducati e abbiamo l'opportunità di entrare all'interno di un'azienda che insomma noi tutti conosciamo in diretta dalla Motor Valley. Anche in Ducati è stata costituita una task force, perché una task force non si nega a nessuno di questi tempi. È stata realizzata una task force Covid-19, ovviamente per sostenere le persone in questo periodo di pandemia, ma vediamo insomma come avete interpretato questo tema del welfare aziendale e cosa avete fatto per essere vicini alle vostre persone. Grazie innanzitutto per essere arrivato qui in presenza, perché insomma. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e tutti. Mi chiamo Andrea Gamberini, lavoro in Ducati da 22 anni, sempre nell'ambito della direzione risorse umane. Ho ricoperto qualche ruolo diverso e ultimamente mi occupo di welfare, well-being, sviluppo smart working Quindi e altro. alzare un po' il microfono, parla, ecco, così si sente. Mi scuso già in anticipo perché per me, come diceva la collega stamattina, è la prima volta live e quindi, visto il parterre che mi ha preceduto, chiedo scusa se non sarò altrettanto all'altezza, ecco, diciamo. Niente, tornando alla task force che è stata creata immediatamente con lo scoppio della pandemia, una task force Covid-19. La task force è stata creata in ambito aziendale con componenti della direzione, quindi persone del board, componenti della produzione, della direzione produzione, componenti della direzione risorse umane e non meno importante la partecipazione sindacale. Tengo a precisare questa cosa perché in Ducati la partecipazione è la parola chiave, nel senso il sindacato partecipa alle decisioni aziendali e offre il contributo, come nel caso della task force. La task force ha immediatamente attivato tutta una serie di strumenti, di misure atte a contenere la pandemia. Abbiamo cercato di mettere, tra virgolette, purtroppo in smart working, non il vero smart working che noi avevamo iniziato precedentemente, fortunatamente. Tutti gli indiretti, cioè tutte quelle persone che non partecipano alla produzione. Noi, essendo un'azienda di produzione, la priorità per noi era garantire la produzione, garantire la sicurezza di chi tutte le mattine si reca in azienda e produce moto, perché il nostro business è produrre moto. Se non produciamo moto, non andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto, insieme alla task force e in particolare alla direzione delle risorse umane, me ne sono occupato io in particolare con il nostro RSPP, quattro campagne di tamponi rapidi, di prevenzione, di screening. Abbiamo fatto due campagne di sierologici, tutto questo sempre per garantire comunque uno standard di sicurezza. Chi entra in azienda tutte le mattine deve essere sicuro di poter lavorare in sicurezza. Si deve preoccupare di fare il suo, di lavorare. Alle altre cose se ne occupa la task force e i preposti aziendali. Ecco, noi abbiamo detto questa mattina, abbiamo ripetuto che il welfare va progettato con le persone, quindi per soddisfare i loro bisogni, ma in un'ottica partecipativa. Ecco, tutto ciò come si è concretizzato, come lo Sì, avete noi, portato come avanti? tante aziende, diciamo, delle nostre dimensioni, abbiamo la nostra piattaforma welfare, simile a quella di tante persone, a tante altre aziende, che offre le classiche cose, bene, servizi, pacchetti benessere, tempo libero, cultura, i famosi rimborsi, tutto quello che, diciamo, offrono le piattaforme normali, ecco. E diciamo che il portafoglio di ogni dipendente è alimentato per quello che riguarda la parte contrattuale, quindi quello che deriva da CCNL, lo sappiamo tutti quello che è. In più l'azienda in un paio di occasioni ha aumentato e ha diciamo donato una piccola quota ad integrazione di quello che era quello che prevedeva il contratto nazionale. Poi, come tanti altri, facciamo anche noi la nostra conversione del premio di risultato, il famoso PDR, due volte all'anno e,
devo dire la verità, siamo stati fortunati anche in pandemia e abbiamo continuato a farlo. Abbiamo continuato a farlo perché abbiamo capito che le persone avevano queste esigenze, nel senso che normalmente la conversione che avevamo iniziato precedentemente alla pandemia non aveva un gran successo, devo dire la verità, non riscuoteva un grandissimo successo, non erano tante le persone che decidevano di destinare parte del premio di risultato a welfare. Io, nelle ultime due occasioni, con la fine dell'anno scorso e con l'inizio di quest'anno, abbiamo notato un notevole incremento, sempre non rilevantissimo, ma diciamo che i risultati sono evidenti, le persone hanno più esigenze. Sentono più l'esigenza comunque di avere dei servizi diversi. E abbiamo cercato di venire incontro. Durante la pandemia abbiamo incrementato i famosi servizi socio-assistenziali, le badanti, gli anziani, badanti per gli anziani, le babysitter, gli educatori. Abbiamo cercato in qualche maniera comunque di sentire le esigenze dei nostri colleghi, di quello che ci chiedevano. Altre, diciamo, secondo me, cosa importantissima, abbiamo anche sempre però dei motivi di sicurezza, dovendo avere un 800-900 persone, a tratti anche 1000 persone che tutte le giorni vengono in azienda, abbiamo dovuto incrementare anche i turni, nel senso che già ci sono delle lavorazioni che prevedono la turnazione, quindi così, ma anche in turni dove non era prevista, anche in certe dipartimenti tecnici, quindi anche impiegati, gli impiegati stessi che facevano turni. Questo perché? Perché avevamo un problema di mensa. Abbiamo una mensa aziendale che non è così capiente, nel senso che non può contenere tantissime persone e soprattutto in un periodo come questo di pandemia non potevamo andare a mangiare tutti nello stesso momento. Comunque dovevamo cercare di garantire un minimo di distanziamento e quindi abbiamo chiesto alle persone di fare i turni e in cambio le abbiamo caricato su una card un buono pasto per ogni giornata lavorativa, e anche questo per noi è un welfare, è qualcosa, un'assistenza comunque ai dipendenti, ecco. Certo, sì, vediamo come queste misure diventano alla fine delle leve organizzative. Assolutamente, in più abbiamo anche, per quello che riguarda non il welfare puro e semplice, abbiamo il famoso benessere organizzativo. Abbiamo anche istituito delle fasce diverse di ingresso in azienda per non avere un afflusso e un deflusso tutti insieme, per cercare di garantire il distanziamento. Abbiamo anche nei reparti produttivi differenziato di mezz'ora all'inizio dell'orario di lavoro e all'interno dello stesso reparto di garantito un quarto d'ora di flessibilità. Quindi diciamo che qualche misura per gli indiretti di produzione, per quelli che vengono in azienda a turno, abbiamo la timbratura al minuto, nel senso che, faccio un esempio, 8.01 arrivi, tu 17.01 puoi andare a casa, hai completato il tuo servizio. Abbiamo abolito, che prima c'erano, le timbrature in pausa pranzo per cercare comunque di snellire, tutto volta a snellire comunque il più possibile e garantire uno standard di sicurezza che per noi, ripeto, sarò ripetitivo, però è la cosa più importante. Certo, diciamo che tutte queste misure sono un po' rappresentative di questo switch di cui parlavamo anche stamattina, cioè dal fornire prodotti e servizi ad occuparsi del benessere della persona in un senso più ampio. Tutto ciò si traduce in una maggiore fiducia che si instaura tra la persona e l'azienda, ma anche poi in un aumento del benessere, un aumento anche della produttività. Assolutamente sì, una persona che è sicura, tranquilla, contenta di venire a lavorare, produce meglio, rende meglio e di conseguenza sta meglio in azienda, e tutto questo è importante. Un'altra misura importante che mi scordavo è l'abbiamo ampliato la nostra polizza sanitaria integrativa aziendale, che è completamente gratuita per i nostri dipendenti e i familiari a carico. Questa è una cosa importante, perché anche questa fa parte anche dell'evoluzione del welfare aziendale, quindi dal servizio alla persona invece al servizio alla famiglia, e questo ovviamente ha un impatto sulla collettività. Soprattutto in questo periodo di Covid abbiamo stipulato una polizza Covid, purtroppo per i colleghi che si sono ammalati in maniera grave abbiamo comunque garantito una diaria in caso di ricovero in subintensiva e intensiva.
purtroppo anche in caso di decesso un riconoscimento ai familiari di una quota, diciamo, di... Ecco, in questo periodo avete, peraltro l'ha già accennato, ma lo possiamo insomma, ripuntualizzare, implementato delle forme di flessibilità organizzativa, quindi smart working, le dicevo ovviamente, siamo un'azienda di produzione, chi va in fabbrica non può tanto lavorare da remoto, anche se adesso molte attività anche in ambito manufacturing sappiamo che possono essere remotizzate. Ciò detto, è chiaro che insomma, non tutto può essere gestito a distanza, però tutto questo pacchetto di assolutamente di flessibilità rientrano in un più ampio quadro legato al wellness. Assolutamente sì, come ho detto prima, abbiamo una serie di turnistiche complesse e sviluppate in svariati reparti di produzione. Come ho detto prima, durante la pandemia anche gli impiegati stessi in alcuni reparti tecnici di sperimentazione per poter rientrare a lavorare il prima possibile. Considerate che noi abbiamo ripreso a produrre fine aprile del 2020, quindi siamo fermati l'11 di marzo, abbiamo ripreso il fine aprile 2020 col famoso codice Ateco, siamo riusciti, e garantendo chiaramente gli standard di sicurezza, a riprendere. Per quello che riguarda lo smart working, abbiamo messo chiaramente smart working tutti quelli che potevano essere messi in smart working, tutte le funzioni aziendali indiretti che potevano essere messi in smart working. Fortunatamente noi avevamo già iniziato nel 2018 a fare smart working, il vero smart working, avevamo iniziato con un progetto pilota tramite un accordo sindacale, che anche qua è un accordo con un sindacato, un giorno alla settimana e per due persone per ogni dipartimento. La cosa è piaciuta molto, e infatti a gennaio 2019 abbiamo incrementato, dando la possibilità a tutti quelli che ne avevano le caratteristiche di poter accedere allo smart working un giorno alla settimana. Chiaro, avevamo intenzione di ampliarlo questo giorno alla settimana, l'occasione della pandemia ci ha dato una mano, tra virgolette. Abbiamo esagerato e adesso stiamo studiando quello che potrebbe essere il futuro del vero smart working. Stiamo studiando quello che sperando in autunno di poter andare verso uno smart working differente, perché adesso purtroppo non possiamo ancora superare un limite, i famosi limiti di presenze per ogni dipartimento, che per noi è del 30% per quello che riguarda gli indiretti. È chiaro che a rotazione stiamo cercando comunque di far rientrare i colleghi per farli riabituare all'azienda. Perché capiamo che è difficile per chi è stato a casa per tanto tempo potersi riabituare all'azienda, e allo stesso tempo c'è la rovescia della medaglia, si sono magari sentiti esclusi, per questo neanche no, perché con la digitalizzazione che abbiamo messo in atto, che stiamo mantenendo in atto con i vari enti aziendali, abbiamo cercato di stare più vicini alle persone da un punto di vista dell'istruzione, di qualsiasi del learning. Abbiamo cercato comunque di essere sempre vicini alle persone, di coinvolgere le persone in maniera che non si sentissero abbandonati. Abbiamo attivato anche un aiuto psicologico, sì. Abbiamo provato, adesso l'abbiamo appena lanciato, quindi ancora non sappiamo gli effetti, comunque il grado di partecipazione o quant'altro. Però tutto è sempre stato fatto in un'ottica comunque di benessere organizzativo, di essere vicino alle persone. Perché, ripeto, per noi la persona è il fulcro. Sì, ecco, questa pandemia è stato un grande esperimento per tutti, perché di fatto ha accelerato alcune dinamiche, insomma, chi aveva già lavorato ad un percorso di digitalizzazione, lo sappiamo, è stato avvantaggiato, chi non aveva lavorato prima ha cercato di mettersi in pari nel durante. Certo è che questa esperienza comunque lascia un'eredità, quindi è verosimile che non si torni esattamente all'organizzazione pre-Covid. Questo potrebbe non essere un male, perché nessuno, insomma, nel nostro mondo pre-Covid c'erano tante cose che non funzionavano, quindi può essere un bene pensare a dei modelli nuovi. Ecco, in questo senso, pensare al welfare in che modo vi aiuta a pensare a un'organizzazione nuova, un'organizzazione che risponde più ai bisogni dell'azienda e anche ai bisogni delle persone? Sì, sicuramente la pandemia ci ha portato delle novità che, se riusciamo a coglierle nella loro parte migliore,
possono dare una spinta al welfare, possono dare una spinta al benessere organizzativo, possono dare una spinta anche alla sostenibilità, che è importantissimo anche questo, cioè il modo diverso di vivere la città. Noi siamo un'azienda che siamo, ma siamo dentro una Bologna, siamo praticamente in città, quindi è tutto, diciamo, con tutti i vantaggi e gli svantaggi. La digitalizzazione di tante cose ci può aiutare, sicuramente ci aiuterà a sviluppare altri progetti di welfare. Abbiamo intenzione, abbiamo delle idee, avevamo tante idee, di fare tante, abbiamo tante persone per esempio che vengono, facciamo, ecco, una cosa importante, noi facciamo carpooling, facevamo, adesso abbiamo sospeso purtroppo la cosa perché chiaramente le persone non vengono a lavorare qua, facciamo carpooling per quello che riguarda la sostenibilità. Avevamo riservato dei parcheggi dentro il nostro stabilimento per le persone che facevano carpooling, abbiamo parcheggi riservati per il parcheggi rosa, i famosi parcheggi rosa, come accennava la collega prima, non solo per quelle persone che sono, quelle donne che sono incinta o comunque sono, ma anche per le colleghe che fanno i turni, che quindi hanno degli orari disagiati, parcheggi più vicini allo stabilimento, quindi più facilmente raggiungibili, anche magari in orari che non sono dove non c'è tanto afflusso, dove non c'è tanta gente. Abbiamo tante idee, abbiamo un'idea di fare qualcosa anche a livello di benessere, sicuramente, di well-being. Le idee sono tante. È chiaro che questa pandemia potrebbe essere un'occasione, un'opportunità di iniziare a mettere in campo cose diverse, più digitali, sicuramente, più innovative, come ci ha raccontato anche il nostro collega di Tecnogym, sicuramente una cosa bellissima tra le altre cose, faccio i complimenti perché è una cosa fantastica. Ecco, hai fatto bene a citare anche il tema della sostenibilità, perché come abbiamo detto il confine tra responsabilità sociale di impresa e welfare aziendale è molto sfumato in realtà, sono due elementi che vanno a sovrapporsi, quindi in questo ambito magari ci può delineare quali sono i progetti futuri che avete, qualcuno ce l'ha già avevamo anche intenzione, abbiamo già contattato anche qualche provider locale per fare car sharing. Abbiamo notato che abbiamo parecchi colleghi che vengono in bicicletta, in bici, quindi avevamo pensato avevamo già iniziato a riservargli loro un parcheggio riservato in azienda all'interno dello stabilimento. Dobbiamo compilare, come molte aziende delle nostre dimensioni, entro fine anno il famoso piano spostamento casa lavoro, con tutte le cose che sono annesse e connesse, con tutte le possibilità di offrire dei servizi ai colleghi, il famoso ticketing, i famosi biglietti a prezzi agevolati, biglietti del treno. Abbiamo colleghi che vengono anche da lontano, quindi tutte le mattine prendono magari un treno, una corriera, un autobus per potersi recare a lavorare. Quindi abbiamo tanti progetti in testa, è chiaro che abbiamo anche un'altra cosa importantissima che mi stavo scordando, stiamo cercando di inculcare anche nei colleghi un modo diverso di approcciare alla mensa, una mensa, un mangiare più sano, quindi anche da quel punto di vista lì stiamo cercando di collaborare in maniera da poter offrire un menù diverso, un menù differente, comunque un menù più sano, anche per curare l'aspetto, certo, oltre che la testa, anche il fisico. Certo, ecco, senta, tutte queste cose molto, molto positive, belle che ci ha raccontato, in qualche modo avete misurato l'impatto in termini di turnover piuttosto che fedeltà, piuttosto che maggiore engagement, cioè avete in qualche modo qualche evidenza del fatto che questa è la strada che anche le vostre persone si aspettano da voi? Diciamo che dal punto di vista di indagini abbiamo fatto una survey all'interno del tavolo di SmartBoh, che è una rete di Bologna dove si parla di smart working, ma non solo di smart working, ma si parla anche di sostenibilità, certo, di impatto sulla città. Io rappresento Ducati, anche in quel caso siedo
siedo, diciamo, dal punto di vista virtuale a questo tavolo in rappresentanza di Ducati. Abbiamo fatto uno survey sullo smart working e sulla sostenibilità, che ci ha dato risultati molto interessanti. La gente, i nostri colleghi vogliono continuare a fare smart working, in maniera, magari smart working in maniera diversa, in maniera più, diciamo, con delle policy diverse. Sostenibile, perché sostenibile, anche sostenibile, possiamo pensare, provare a pensare anche a luoghi diversi da poter fare smart working, nel senso luoghi di aggregazione diversi, i famosi luoghi co-working, avendo persone che vengono anche da molto lontano, o comunque dobbiamo andare anche verso l'idea probabilmente di perdere la concezione del posto di lavoro, della scrivania mia, della mia scrivania, i famosi, le famose prenotazioni delle scrivanie, dei desk, per stabilire in quali giornate tu vieni a lavorare o non vieni a lavorare. L'idea comunque è quella un po' comune di andare verso 2 giorni di smart working e 3 giorni in presenza, diciamo che l'idea è questa. E dal punto di vista anche comunque del welfare, i colleghi sono contenti sicuramente, diciamo che finora le iniziative che abbiamo preso hanno avuto un buon riscontro. Ne abbiamo in serbo delle altre e speriamo che siano altrettanto contenti. Vabbè, insomma, per adesso la vostra direzione del personale è stata promossa, quindi... Sì, noi facciamo tutti gli anni, facendo parte del gruppo Volkswagen Audi, facciamo un'analisi di clima che si chiama Steam Moon Barometer, che è una cosa comune dove ognuno è libero di giudicare, a seconda di uno schema di una ventina di domande, liberamente, totalmente anonimo, il grado di soddisfazione del tuo capo, del tuo superiore, della tua business unit, del clima aziendale, della qualità. E diciamo che nell'ultimo anno la direzione delle risorse umane si è posizionata tra i primi 3 posti e quindi siamo molto contenti da questo punto di vista. Facciamo un applauso.